うん。<laughs> <laughs> Onore ai vincitori, abbiamo aperto questa nostra trasmissione mostrando il simbolo del Movimento 5 Stelle, il movimento che ha trionfato nelle elezioni del marzo 2018. Con me due rappresentanti del Movimento 5 Stelle della città di Noto, alla mia sinistra Salvatore Gionfreddo, alla mia destra Michele Castobello che è anche l'organizzatore delle attività che si si sono svolte e si svolgeranno nella città di Noto sempre riguardo al movimento 5 stelle ma, ma come in tutte le cose abbiamo aperto con questo omaggio, ma c'è un ma non sono tutte rose e fiori ci sono anche le spine e queste spine eh, noi iniziamo proprio con questo argomento ben trovati innanzitutto un successo che vi aspettavate era, avevate calcolato perché vi aspettavate nel senso che eh, io come riferimento dei numeri e dei numeri che partono dal 2016 quando ci sono state a noto le elezioni per il sindaco e il movimento si è attestato a 500 voti, c'è stato un grande passo in avanti nel novembre scorso per le regionali 3200 voti addirittura 4 mesi dopo poi Il movimento cresce, ma è una crescita uh, galoppante perché passa a 5300 voti. E intanto un saluto a chi ci ascolta. Eh, sì, eh, l'analisi è giusta, ma devo naturalmente sottolineare che le amministrative non sono né le regionali né le nazionali. Le amministrative purtroppo eh, sono eh, delle elezioni che ci condizionano par par particolarmente. Noi quel in quell'occasione abbiamo lottato contro tre leoni a dorso nudo e tutto sommato quei 500 voti per noi sembra un, un successo rispetto ad altre forze politiche che hanno riportato praticamente la stessa, eh, lo stesso numero di voti. E le regionali non erano una sorpresa, già lo avevamo sentito nell'aria che qualcosa stava cambiando e 3200 voti francamente eh, sono stati un successo. Poi non parliamo delle politiche, 2000 voti in più, 5300 voti non è un successo ma è veramente un trionfo come tu hai detto bene all'inizio. Un trionfo che naturalmente appartiene a tutti, non solo a noi, che operiamo sul territorio ma appartiene a tutta la squadra del movimento 5 Stelle provinciale, regionale e nazionale e con questo naturalmente adesso dobbiamo cercare di governare speriamo allora, è giusto infatti io Salvatore passo a te perché perché conclude Michele dicendo ora dobbiamo governare e deve essere così perché il movimento ha vinto però ti voglio fare una domanda che eh, senza alcuna vena di polemica è un dato di fatto. 2013 le elezioni vengono vinte da Bersani, per meglio dire non vengono perse da Bersani. Bersani doveva fare il governo e fu Bersani ad andare da, Maio, da Di Maio per parlare di un futuro governo. Oggi invece Di Maio fa un passo indietro e due in avanti e dice il governo lo dobbiamo fare noi e chi vuole trattare con noi deve venire da noi però io mi chiedo non lo devono fare i perdenti il governo lo deve fare chi ha vinto ma se chi ha vinto non ha i numeri per poter fare il governo deve essere lui che deve cercare eh, un po' testare il terreno per vedere quale forza ha un programma che è quasi identico a dei punti del programma che si sposano bene con quelli che sono gli obiettivi del Movimento 5 Stelle. Per dirla papale, papale, non è um, un terzo che deve andare da, da Di Maio, ma è Di Maio che deve cercarsi l'alleato. Eh, innanzitutto, eh, innanzitutto, una precisazione eh, iniziale: noi siamo Meetup Movimento 5 Stelle, Il, no, non siamo Movimento 5 Stelle. Eh, questo è importante precisarlo. Per quanto riguarda la domanda... Mmm noi eh, siamo vincenti come primo, come primo gruppo politico non parliamo di partito primo gruppo politico che ha preso più voti in assoluto quindi io ritengo che devono essere a questo punto gli altri a venire da noi come giustamente hanno anche detto i nostri portavoce e non eh, appunto noi ad andare da loro perché noi siamo l'ago della bilancia in questo caso e nessuno, se non viene nessuno? nessuno può fare un governo senza eh, confrontarsi col movimento 5 Stelle, perché nessuno ha i numeri per fare un governo in variante, queste condizioni. Variante, di questo, il primo passo è quello del presidente della Repubblica dopo aver eletto il Parlamento, il presidente della Camera e il presidente e del Senato e già le consultazioni. Qualora, così come fu con Bersani cinque eh, anni fa, non dovessero esserci le condizioni, e allora il Presidente deve andare avanti perché un governo alla città lo deve dare e ritornano le parole di Juncker, mi preoccupa molto la, uh, la situazione in Italia perché lì forse non ci sarà un governo stabile. Apriti cielo, ci furono tante contestazioni, un fatto è certo, oggi in Italia un governo certo non lo abbiamo, si deve fare, ma si farà arrancando e andando a trovare dei pezzi per comporre un mosaico. Noi poniamo, non parliamo in positivo del movimento, parliamo in, in negativo. Se non dovesse concretizzarsi la possibilità di creare un governo, il movimento 5 Stelle dovrà passare avanti. E visto che il movimento è il primo come partito, ma è anche vero che dall'altra parte c'è una coalizione che è la prima, ed è, è la coalizione di Destra con il 32% 30, 37% 32 era 32 il vostro, è il è perfetto 37%. Qualora il centrodestra, riprendendo un motivo della passata stagione politica ed è quel patto del Nazareno o il Renzi Berlusconi l'accordo che fu siglato dai due, cambiando però i capisaldi, nel senso che diventa eh, il centrodestra capo del governo e il PD, che è l'unico che attualmente può dare una mano o ai 5 Stelle o anche al eh, centrodestra a fare la stampella per un governo. Cosa accadrebbe? Eh, secondo me è impossibile questa cosa, perché innanzitutto Renzi ha già annunciato le sue dimissioni. Berlusconi ha, ha preso di meno rispetto a Salvini, quindi in teoria un governo in questo caso lo dovrebbe fare Salvini, ma lei ce lo vede Salvini insieme a un esponente del PD? Ecco perché secondo me eh, ripeto, sarà eh, difficile che il centrodestra, eh, per il centrodestra trovare un alleato con cui poter eh, portare avanti un governo. Quindi tu, voi puntate sulla esclusiva uh, 5 stelle con PD, no, mm, non chi, chi con chiunque, chi chiunque vuole appoggiare il programma del Movimento 5 Stelle. Quindi non è un, un numero, sì, ma i numeri, essere, dovranno essere eh, gli altri. Io non credo essere... che libri e uguali da solo no, possano assolutamente. Non ce la fa, chi sono gli altri? Beh, potrebbero essere un po' di liberi uguali, potrebbero essere un po' del PD, potrebbero essere un po' di forse da chiunque in questo caso vuole portare avanti quello che è il programma del Movimento 5 Stelle, è già stato detto dai nostri rappresentanti. Come, come definite il Movimento 5 Stelle oggi? C'è una dichiarazione del eh, fondatore di Repubblica del Maggiore Quotidiano Italiano, diciamolo insieme a Corriere della Sera non vorrei che ha detto oh, il eh, Movimento 5 Stelle e, e la nuova sinistra, la sinistra moderna. Vi ritrovate in questa è di Scalfaro, per carità, non è mia, non è mia questa definizione. Sì. Vi trovate in questa definizione? Il nuovo, oh, la nuova sinistra, la sinistra moderna? No, perché il Movimento 5 Stelle ha un po' idee di sinistra, un po' idee di destra, quindi non, non si può dire che siamo la nuova sinistra moderna. Eh, il, prendo ad esempio eh, il, il, nel programma il punto sbarchi zero. Sbarchi zero sicuramente non è una, una cosa di sinistra, dire sbarchi zero, quindi eh, non, non sono d'accordo no, con quello che dice Scaffari assolutamente. Michele, vorrei concludere con te. Ieri, festeggiando De Maio, Di Maio, ha detto... Oh Um, bellissime parole, però qualcuno anche ha fatto osservare, dice sì sì, ma il reddito di cittadinanza quando arrivi, c'è una dichiarazione che di questo pomeriggio di Di Maio dice attenzione, non è che il, il reddito di cittadinanza ve lo possiamo dare subito, passerà del tempo, forse anche qualche anno, perché si deve fare tutta una ricognizione, Beh, chiaro, si deve, strutturare, si deve fare una ricognizione. È, è e, e allora, ma ti volevo dire, mh, non era il caso dire anche questa cosa durante la campagna elettorale? Ma io penso che qualsiasi cosa ha bisogno di tempo, non solo il reddito di cittadinanza, ma anche gli sbarchi zero a cui è stato detto. Per... Ma questo vi accomuna con Salvini, perché non fate un no, no, governo? Noi abbiamo detto sbarchi zero subito, abbiamo detto nel giro di 5 anni. L'ha detto, detto, detto Di Maio, perché no, chiaramente si bisogna programmare farà? bisogna programmare per. Per fare, fare questo... sbarchi zero cosa si farà? Beh, poi si annegheranno è... quando sono in alto mare, si sparerà no, no, queste persone. non esiste quello, si, come, come, questo, come si può rispetto fare? Dei diritti no, no, ma <ride> come rispetto dei come diritti si umanitari. può dire sbarchi zero? Cosa diverse, si farà? Ci sono diverse idee che già Di Maio ha prospettato in alcune interviste eh, che ho seguito attentamente, dove eh, lui vuole utilizzare eh, dei fondi che, mh, europei per <coughs> poter organizzare qualcosa mh, nel, loro mh, paese. nel loro paese ma questo non è una cosa che si fa la Bossifini lo, no? lo prevedeva vent'anni esatto. fa vedi? No, questo non è una questo. cosa che si fa da loggia Domani e chiaramente ci sono dei programmi che hanno bisogno di tempo per essere sviluppati così come anche il reddito di cittadinanza è chiaro che nessuno si aspetti le 700 euro subito l'indomani che si insedia il, il governo, ha bisogno anche questo un momento particolare per organizzare e strutturare la legge eh, ma bisogna partire con i tagli eh, cioè, bisogna partire, ecco, dice bene Salvo bisogna partire con i tagli cosa eh, tieni tra le mani, tu pensi che Io... solo con i tagli si possa garantire tutta no, l'Italia no, che no, lo no, aspetta? No, no eh. ma sono tante le cose che bisogna, sì, i tagli sono uh, una già, razionalizzazione una, della una, spesa, una quello che tengo in mano, sì te lo spiego facilmente, eh, si parla di Lega al 17%, la Lega eh, teniamo presente, sì è vero che al 17%, però io voglio sottolineare ad esempio che nel Friuli la Lega ha il 25 e 48% mentre nel Movimento 5 Stelle ha il 24 e 27%, così anche in altre eh, regioni del nord, non è vero che il nord è in mano alla Lega e al centrodestra, eh, viene mh, sottovalutato il, il, mh, le norme. Eh, quantità di voti che ha preso ad esempio in Emilia Romagna, già una regione di per sé eh, rossa, eh, siamo al 27,54, la Liguria al 30,12, il Piemonte al 26,5, la favola del, di Salvini è veramente una favola, eh, lui non può presentarsi come premier perché non ha né i numeri e né la forza per poter fare uno, il premier eh, per il nostro bel paese. Eh, per il resto poi aspettiamo gli, eh, come si evolve la cosa. Io comunque sono del parere che un governo bisogna farlo. Poi se si va ad elezioni anticipate. Se si va ad elezione nuovamente e nel giro di pochi mesi nel giro di pochi mesi, io ritengo che la legge elettorale deve essere fatta dal Movimento 5 Stelle e non dal Berlusconi e Renzi, coloro i quali ah, hanno eh, favorito una legge così sutrava. Vorrei, 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 però, dire, dire. Un qualche cosa per concludere. La legge non è stata fatta. Questa con cui si è votato dal Movimento 5 Stelle. No, Paradossalmente doveva essere una legge che doveva affossare il Movimento 5 Stelle, paradossalmente è diventato un salvagente per il Movimento 5 Stelle che, eh, che, sì, che, sì, da, che sì, ha dato sì, sicuramente, no, sicuramente, si qualcosa, sicuramente no? però eh, quando eh. Eh, qualcuno dell'EPD mi dice eh, avete voluto la bicicletta, adesso pedalate, eh, sì è vero, la bicicletta ce l'hanno data, però una bicicletta con le rotoscopie, mi permetto di dire che eh, questo oh, stallo era Già preventivato da loro. Noi abbiamo avuto sì i consensi, i voti, abbiamo macchiato l'Italia di giallo, però loro hanno macchiato l'Italia di sporco. Siamo alla, sì, fine. Io volevo, Siamo alla veloce, fine, veloce. Volevo dire una cosa su cui non sono d'accordo, che è stato detto in questi giorni dai giornali: perché ha vinto il movimento 5 Stelle? No, è stato detto non il... parlare come Grillo, non te la prendere. No, 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 no con come È troppo arrabbiato. Ma, ma però, quest'uomo è fortunato, è molto fortunato, perché non ha avuto mai problemi con le coronarie, col cuore. <ride> si arrabbia, grida: perché no, questa vabbè. politica gridata? Calmatelo. Va. Lui è un grande politico. politica arrabbiato, non ha fatto mai il Gridate, fa ma siamo stati sotto attacco per tutta la campagna elettorale. Forse proprio questo è stato quello che alla fine ha fatto capire al cittadino che per quale motivo queste persone vengono così attaccate, così martellate per eh, cose inutili. Cioè, il non aver fatto delle donazioni è stato chiamato come scandalo rimborsopoli, cioè una non donazione. ricordatevi che si devono dare i soldi, scandalo, rimborsate i rimbors soldi uno scandalo rimborsopoli. Ma eh, quello che ha fatto vincere il movimento non sono le promesse del reddito di cittadinanza al sud perché non c'è il lavoro, è la credibilità sì. delle persone che. Hanno portato avanti in questi anni Il progetto del Movimento 5 Stelle La credibilità che eh, siamo riusciti ad acquisire Sul territorio Riprendendoci il contatto col cittadino E' finita la protesta è finita la politica del Vaffa Ora c'è la, la politica della Con quelli che proposta. sono state le donazioni Sono stati fatti qua per esempio in Sicilia Tanti progetti, la regia Trazzera è stata acquistata la casa del, di Guarascio Che si era dato fuoco eh, E senza chiedere nulla in cambio Tant'è vero che la figlia Si è poi candidata con Forza Italia regionali, il progetto Bume polmoni Urbani, eh, le borse di studio agli studenti disabili, eh, il microcredito, cioè le persone hanno toccato con mano questi progetti. Cioè no, qua non si parla del ponte nello stretto, ancora voglio dire dopo tanti anni proponiamo il ponte nello stretto, ma come si fa a credere queste cose? Ecco che cos'è che poi alla fine è stato eh, decisivo, la credibilità. Grazie, siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento, grazie per questo vostro contributo, ringrazio per il meetup Movimento 5 Stelle di Noto Salvatore Gionfredo e, e Michele Castobello, grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani.